Questo Ensemble Muse è un'orchestra tutta al femminile, un'orchestra d'archi, da me fondata, che ha svolto un'intensa attività artistica dal 1998 al 2017. L'orchestra ha eseguito un vastissimo repertorio di composizioni per orchestra d'archi, dal barocco alla musica contemporanea. Con l'Orchestra Le Muse ho partecipato a numerose rassegne e festival, proponendo i concerti in luoghi d'arte prestigiosi a Roma e nel Lazio. Il progetto è nato quando, dopo il mio diploma di direzione d'orchestra, ho bussato a molte porte di organizzatori, agenzie musicali, ma alla mia richiesta di dirigere o di realizzare progetti ricevevo le risposte più diverse. O non avevo esperienza, o non avevo il repertorio, oppure, a chi era più esplicito, mi raccontava delle difficoltà di promuovere un uomo nella direzione di orchestra, figuriamoci una donna. Qui comincia il mio viaggio con l'Orchestra Le Muse e l'associazione attraverso la quale ho avuto accesso ai bandi, ho progettato tutte le attività dell'orchestra e ho potuto misurarmi nell'attività di direzione d'orchestra, organizzando non solo per l'orchestra d'archi ma anche per l'orchestra sinfonica e per l'opera lirica. E quindi diciamo ho avuto l'opportunità di creare eventi diversi in cui mi occupavo veramente di tutto, dalle fasi amministrative alla scelta dei luoghi, alla formazione dell'orchestra, all'attività di ricerca e di studio del ricco repertorio per orchestra d'archi, alla promozione dell'evento nei media, del materiale pubblicitario, delle recensioni, eccetera. In questi concerti ho potuto così organizzare dal nulla eventi straordinari, nei quali privilegiavo la scelta dei luoghi d'arte perché la loro bellezza esaltasse la bellezza della musica. Vi proponiamo quindi le immagini di un concerto per orchestra d'archi che si è svolto nel 2008 nella Galleria Nazionale d'Arte Antica Palazzo Barberini, nella splendida sala Pietro da Cortona, intitolato al primo grande protagonista della pittura barocca, che qui ha realizzato i meravigliosi affreschi della volta del Salone Principale con il trionfo della Divina Provvidenza. Le orchestre d'archi tutte al femminile trovano un'origine storica nel Settecento con Vivaldi. Antonio Vivaldi dal 1703 al 1740 operò come musicista e compositore proprio in un orfanotrofio femminile, il Pio Ospedale della Pietà, il più noto dei quattro ospedali femminili di Venezia, facendo dell'orchestra e del coro dell'istituto uno tra le più importanti realtà musicali dell'Europa del tempo. Alle putte, dette anche figlie del coro, ricordo che in Veneto col termine putea si riferisce alle bambine, erano trovatelle a cui veniva insegnata l'arte della musica e del canto. Molte suonavano due o più strumenti ed erano attive anche come cantanti. Una fra tutte ricordiamo Anna Maria, maestra del coro, cantante e strumentista di grande fama per la sua epoca. Oltre al violino, Anna Maria suonava anche il clavicembalo, il violoncello, la viola d'amore, il flauto, il mandolino e la tiorba. Non avevano un cognome, quindi si identificavano con il nome e con il nome dello strumento. Quindi Caterina della viola, Lucrezia del violon, Maria Teresa del violon, eccetera. Nella sua opera autobiografica Le Confessioni, Jean-Jacques Rousseau fece l'elogio di queste giovani cantanti e strumentiste che ascoltò nel suo soggiorno a Venezia, con le quali poté pranzare. Lui disse: una musica molto superiore, secondo me, a quella dell'opera, che non trova uguali né in Italia né altrove nel mondo. E non esiste nulla di più voluttuoso e di più toccante di quella musica. Le ricchezze dell'arte, il gusto raffinato dei canti, la bellezza delle voci, la precisione dell'esecuzione. Quindi, una riflessione, pensate quante risorse, quanto genio, quanta musica abbiamo perso non valorizzando queste figure femminili. Ma cosa intendiamo per orchestra d'archi? L'orchestra d'archi è un'orchestra formata esclusivamente da strumenti ad arco, e cioè violini, viole, violoncelli e contrabbassi. La
La sua scrittura è a quattro parti, in analogia con quella, diciamo, del quartetto vocale, soprano, contralto, tenore e basso. Ovviamente la scrittura per archi ha una scrittura diversa, un'estensione diversa. Il violino primo in genere esegue la melodia, il violino secondo ha un'altra parte e si sviluppa più verso il registro grave. La viola nella parte centrale ha un suono più caldo, più profondo, più grave del violino. Il violoncello di solito esegue il basso, il contrabbasso invece lo raddoppia all'ottava grave. Diciamo che alla fine del Settecento anche il contrabbasso comincia ad avere una sua dignità e una sua propria parte. Il clavicembalo poi ha un ruolo importantissimo, esegue delle parti, delle note basse e degli accordi che costituiscono il sostegno di tutta l'orchestra. L'orchestra d'archi richiede la presenza di strumentisti molto dotati, in quanto le composizioni necessitano di una notevole preparazione tecnica per affrontare passi virtuosistici, ma anche espressivi, ed eseguire con perfetta sincronizzazione le diverse sezioni, le diverse parti dell'orchestra, con un bel suono e con un'amalgama sonora ben equilibrata. Non dimentichiamoci che la scuola violinistica italiana era nel Settecento conosciuta e acclamata in tutta Europa e i musicisti violinisti italiani erano proprio a servizio nelle principali corti europee. L'orchestra d'archi, diffusa soprattutto nel Seicento, viene definita anche orchestra barocca. Una delle più famose è quella dei Van Quatre Violon del Re Sole, che erano diretti da Jean-Baptiste Lully, il toscano Lully. Durante tutto il Seicento gli archi diventano l'elemento dominante della musica orchestrale e molti musicisti compongono quasi esclusivamente per essi. Nelle orchestre barocche gli strumenti non sono molto numerosi perché tutti i musicisti devono rientrare nelle camere, cioè nei saloni dei palazzi nobili. I rumorosi strumenti a fiato, seppur presenti, sono considerati secondari perché si preferisce l'omogeneità timbrica degli archi. Il fascino del suono degli archi ha continuato a ispirare i compositori anche nell'Ottocento e nel Novecento, che hanno dedicato a questa formazione numerose composizioni. E tanto per citarne alcune, oltre al Settecento, Vivaldi, Tartini, Corelli, Albinoni, tutta l'area dei compositori veneti, abbiamo anche Mozart, Mendelssohn, Dvorak, Tchaikovsky, Elgar, Grieg e più appunto verso il Novecento Rota, Stravinsky e molti altri. Siamo alla passione per la musica che ha spinto un gruppo di donne, sono una ventina di donne di età differenti, ad unirsi e a dar vita ad un'orchestra che è davvero un po' speciale, guardate. Questa orchestra è per, insomma, crearsi anche uno spazio, far vedere che anche noi possiamo dare molto nel campo della musica e lo possiamo dare altrettanto, insomma, all'altezza degli uomini. Anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Sono 20 musiciste, violiniste, violoncelliste e un contrabbasso, un ensemble di archi al femminile. Non a caso il nome che hanno scelto è Le Muse. Il primo concerto lo hanno eseguito tutte insieme in occasione dell'8 marzo, la festa della donna nel 1998. 40 concerti all'attivo con esibizioni anche all'Auditorium di Santa Cecilia. Qui le vediamo impegnate in una delle sale dei Musei Capitolini. Si tratta di una delle poche orchestre italiane interamente costituite da donne. L'idea è stata di Laura Simionato, direttore dell'ensemble. Ultimamente mi chiamano direttore e è molto difficile, come tutte le professioni che in genere sono maschili, e anche perché tutti dicono una donna, chissà, dirigerà da donna. 100 puntate, naturalmente abbiamo visto molti posti d'Italia e allora oggi però la giornata di festa, noi accompagnate dalle note musicali dell'ensemble femminile Le Muse, sono 12 donne che vengono dalle più importanti orchestre.
Uno dei programmi più richiesti e apprezzati dal pubblico ed eseguiti dall'Orchestra delle Muse sono sicuramente le 8 stagioni, le 4 stagioni di Vivaldi e le 4 stagioni di Piazzolla. Due composizioni che appunto composte a 250 anni di distanza che rappresentano due mondi contrapposti completamente differenti, l'uno a Venezia nel Settecento, l'altra a Buenos Aires nel Novecento. Il concerto che noi vi facciamo vedere addirittura risale al 2008, nel 21 giugno, giornata della festa della musica, di cui diciamo abbiamo una testimonianza più significativa tra le varie esecuzioni dell'orchestra. Concerto al quale sono particolarmente affezionata proprio perché l'organico è costituito da musiciste che hanno sempre seguito il percorso dell'orchestra femminile, in particolare mi riferisco anche alle prime parti, a una meravigliosa Lisa Green, solista caratterizzata la sua professionalità da una tecnica impeccabile, da un suono molto curato, ma anche le prime parti meravigliose come Patrizia De Carlo ai secondi violini, Paola Emanuele alle viole, Susanna Krasnai al violoncello e Paola Pongelli al contrabbasso e infine al pianoforte Claudia Agostini. Questa tra l'altro versione delle stagioni di Piazzolla è molto particolare perché ovviamente è una trascrizione dall'originale per bandoneon e gruppo di strumenti, 4-5 appunto strumenti differenti, e questa trascrizione è frutto di una particolare ricerca appunto che ho fatto per questo particolare organico che poi diciamo è entrato nel repertorio di moltissime orchestre d'archi. Allora, i concerti delle quattro stagioni, amatissimi e ascoltatissimi, fanno parte di una raccolta più ampia dei 12 concerti tratti dal Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione, pubblicati nel 1725, dove armonia sta per ragione e invenzione sta per immaginazione. Affronta praticamente Vivaldi il tema della libertà creatrice attraverso le regole della composizione. I concerti che compongono le stagioni, appunto primavera, estate, autunno, inverno, sono costituiti ognuno da tre tempi e si ispirano a dei sonetti che descrivono aspetti peculiari delle stagioni. È anonimo l'autore dei sonetti, probabilmente è stato anche lo stesso Vivaldi a comporli e non è chiaro se siano nati prima i sonetti o prima la musica. Le quattro stagioni sono tra i primi esempi di musica strumentale descrittiva proprio perché Vivaldi interpreta fedelmente i sonetti con la musica, il canto degli uccelli con il mordente e gli abbellimenti dei violini, il mormorio delle fronde con l'oscillare per diverse battute su poche note, l'arrivo del temporale con il tremolo degli archi. Parliamo di Astor Piazzolla, che nasce da genitori italiani immigrati in Argentina. L'11 marzo del 1921, da poco abbiamo ricordato il centenario della nascita e a breve uscirà un film a lui dedicato. Fin da piccolo suona il bandoneon, una piccola fisarmonica che accompagna sempre il tango. Nelle sue composizioni ha portato elementi ritmici e melodici del tango argentino nella musica classica. Fu il caposcuola di un nuovo genere, il nuovo tango. A Parigi studia da Nadia Boulanger, la quale gli consiglia di continuare con la musica popolare dicendogli: qui c'è Piazzolla, non lasciarlo mai.
Le quattro estensioni sportegna, l'aggettivo portegno indica chi è nato a Buenos Aires, nascono tra il 1965 e il 1970 e nascono appunto come pezzi a sé stanti, ma è ormai consuetudine eseguirli insieme. Nelle quattro stagioni appunto si intrecciano felicemente tradizione colta, jazz e nuovo tango. Grazie all'arrangiamento realizzato per violino e orchestra d'archi, e in questo caso anche con la presenza del pianoforte, e ricordiamo che la scrittura originale era per quintetto con bandoneon, le quattro estensiones sono sempre più spesso accoppiate ai concerti di Vivaldi. In sintesi, in un'orchestra da camera così ristretta, il direttore, pur non avendo davanti a sé grandi masse sonore come nell'orchestra sinfonica o nell'opera lirica, può lavorare molto sull'interpretazione e l'equilibrio sonoro delle varie parti, ma deve anche sapere armonizzare il suo intervento nel gruppo, valorizzando le spiccate individualità artistiche che lo compongono. Nelle sue tante esecuzioni, l'Orchestra Le Muse ha saputo trovare un grande affiatamento e sintonia, grazie naturalmente anche ad uno studio approfondito durante le prove d'orchestra. In questa compagine al femminile, sia nelle prove sia nei concerti, si è sempre creata una particolare atmosfera, una grande concentrazione e complicità, un desiderio di esprimere al meglio le capacità artistiche di ciascuna, quello che si potrebbe definire un respiro musicale all'unisono. Speriamo di riprendere presto, dopo la pandemia, questo nostro viaggio nella musica con l'Orchestra Le Muse.